Noi siamo qui in queste ore delicatissime per chiedere a tutte le forze del governo di votare con l'opposizione e viceversa gli emendamenti che salvano il comparto scuola paritaria e salva la scuola pubblica statale, perché è allarme. Le famiglie non riescono a pagare due volte le tasse e le rette. Questo vorrebbe dire che a settembre non riparte il 30% di scuole paritarie e 300.000 alunni si riversano nella scuola statale. Vuol dire che il governo dovrà chiedere ai cittadini italiani 2,4 miliardi di euro, tanto costa perdere questo comparto, più 8 miliardi di euro, tanto costa perdere la scuola, ripartire con la scuola statale. Allora, siamo davanti a... Credo che questa sia una battaglia di libertà. La Costituzione prevede, difende la libertà di scelta educativa. Già in questo lockdown le famiglie sono state lasciate da sole, i nostri ragazzi hanno perso metà dell'anno scolastico e ancora non sappiamo quando le scuole reinizieranno. Noi abbiamo una certezza che se il governo non darà risposte, non stanzierà risorse per le scuole paritarie, il 30% di questi istituti che garantiscono appunto la libertà di scelta educativa sono a rischio chiusura. Credo che questa sia una battaglia trasversale rispetto alla quale Forza Italia, io sono qui con tante colleghe che si stanno battendo per dare le risorse necessarie alle scuole paritarie, credo che questa battaglia sia una battaglia sacrosanta rispetto alla quale il governo può e deve fare qualcosa. Il grido di dolore che arriva dalle scuole paritarie non può essere ignorato dalla politica. Il sistema nazionale di istruzione comprende ovviamente le scuole statali, le scuole comunali e anche le scuole paritarie. Il mio impegno è per la scuola statale, la scuola comunale, ma non posso dimenticare che ci sono scuole paritarie che rischiano di non aprire a settembre, che hanno lavoratori, che hanno studenti, che hanno famiglie, e quindi credo sia nostro dovere, al di là delle preferenze di ciascuno di noi, riconoscere che c'è una parte della scuola che va sostenuta. Siamo qua tutti a testimoniare che le famiglie e le scuole che in questo tempo di Covid sono riuscite a rimanere aperte hanno fatto un gesto eroico, hanno mantenuto alta la bandiera e hanno preservato quel seme che speriamo possa arrivare ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, perché la libertà di educazione è un investimento per il nostro paese, non è una spesa. Togliamola dal capitolo spese per piacere e rimettiamola nel capitolo investimenti.